Iscriviti al canale e non dimenticare di cliccare sulla campanella per ricevere una notifica ogni volta che viene pubblicato un nuovo video. Nel 1846, nel sud-est della Francia, vicino al villaggio di La Salette, la Vergine Maria irrompe nella storia, rendendosi presente a due pastorelli, Melanie e Massimino. In questa occasione appare piangendo amaramente. L'hanno vista con il viso tra le mani e quando si è avvicinata a loro si è alzata per dire loro di non aver paura e che voleva dare loro un messaggio importante per l'umanità. È emersa una fontana nel luogo dell'apparizione e numerose guarigioni miracolose sono state registrate fino ad oggi. Fu Papa Pio IX ad approvare la devozione a Nostra Signora di Salette dopo una rigorosa indagine da parte del Vescovo di Grenoble. La Vergine Maria menzionò la necessità di rinunciare a due peccati gravi, la blasfemia e non prendere la domenica come giorno di riposo e partecipare alla Santa Messa. Ha chiesto ai bambini di pregare, fare sacrifici e diffondere il suo messaggio, che consisteva nella preghiera perseverante e profonda, nella partecipazione alla Santa Messa e nell'agire da buoni cristiani. Una bella basilica fu costruita sul luogo dell'apparizione, che oggi è un centro di accoglienza per i pellegrini. Preghiera alla Madonna della Salette. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Maria, Madre di Dio e Madre nostra, che alla Salette sei apparsa ai due pastori, piangenti per i mali dell'umanità, ci rivolgiamo con fiducia a te, che nel corso della tua vita hai sperimentato situazioni di emergenza e hai vissuto giorni di preoccupazione. La tua fede è stata messa alla prova, ma tu non hai mai smesso di fidarti di Dio. Confortati dalla tua tenerezza, o Madre, noi ci affidiamo a te in questi giorni di grande preoccupazione, nei quali un morbo maligno si va infiltrando in molte nazioni, svelando le nostre innate fragilità e denunciando le nostre illusorie presunzioni. Nella tua sollecitudine materna, prega per noi, tuo popolo, affinché nel nome di tuo Figlio Gesù ci abbandoniamo alla provvidenza del Padre con fiducia e la speranza di figli. Allarghiamo il nostro sguardo e la nostra preghiera anche ai molti fratelli e sorelle che fuggono da guerre e violenze, in particolare ai bambini, alle donne, agli anziani, che si trovano in situazioni problematiche e disperate. Maria, noi ricorriamo a te con fiducia, affinché non siamo sopraffatti dallo scoraggiamento, dalla sfiducia e dal male. Chiedi per noi al Signore che, superati i tempi difficili, possiamo cantare con gratitudine il tuo canto di lode e di gioia. Amen.